Dallo scorso 5 aprile il Museo del Novecento di Milano ospita un'esposizione dedicata a una delle icone internazionali dell'arte del dopoguerra, Andy Warhol. Il titolo? Semplicemente Andy Warhol Stardust. Alcune delle stampe più significative dell'artista provenienti dalla collezione Bank of America Merrill Lynch saranno in mostra fino all'8 settembre. La polvere di stelle evocata dal titolo non è solo la polvere di diamante utilizzata in molte stampe, ma è la capacità di Warhol di creare icone scintillanti e immortali. Attraverso un percorso espositivo cronologico che inizia con le serigrafie degli anni 70 e si conclude con quelle create nel corso degli anni 80, la mostra è un'occasione per tornare su alcune delle tappe salienti della produzione artistica di Warhol. A partire dalle celebri serie di stampe tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 come Campbell's Soap, Flowers, Sunset, fino a Grapes, Space Fruits, il percorso mette in luce la produzione seriale di stampe realizzate in gran parte dagli assistenti della Factory e nate per essere vendute, ma che Warhol rifiniva e ritoccava con spasmodica attenzione. La mia filosofia è fare un quadro al giorno, affermava Warhol. E così è stato dall'inizio degli anni 70 e per tutti gli anni 80, quando ritrova vigore la sua produzione pittorica, orientata soprattutto alla ritrattistica. Da Mohamed Ali a Marilyn Monroe, alle copertine di Interview, i suoi ritratti non sono documenti del presente quanto icone in attesa di futuro, come ha scritto David Burdon nel 1975. I volti e i nomi che Warhol rappresenta, esposti in mostra, non appartengono solo a persone. Nel ventaglio dei suoi soggetti compaiono anche personaggi mitici, myths, eroi dei fumetti e dei cartoni animati, per i quali la tecnica, il formato, il taglio dell'immagine e la tavolozza sono i medesimi utilizzati per le persone reali. Il metodo è lo stesso. Una visione orizzontale che non percepisce differenze di trattamento, ad esempio, tra i pensatori e protagonisti della cultura del XX secolo, tra cui Freud, Einstein, Gertrude Stein, le drag queen della New York più mondana, Babbo Natale e Superman. L'approccio di Warhol uniforma e ridistribuisce i pesi, perché fermarsi alla superficie rende tutti sufficientemente attraenti e soprattutto importanti allo stesso modo. Per la mostra non sono stati realizzati pannelli e didascalie, ma solo brevi testi con informazioni flash che appaiono sui muri come piccoli pop-up, permettendo diversi livelli di lettura attraverso nozioni storiche su Warhol e la pop art, notizie sul contesto socioculturale e curiosità. L'allestimento a cura di Fabio Fornasari sottolinea la produzione seriale, attraverso l'allineamento delle stampe che si susseguono su un corridoio come la corsia di un supermarket dell'arte, dove ogni opera ha lo stesso valore e diventa oggetto di consumo.